Eccoci giunti dunque alla 32esima puntata del Martedì dell'Eretico e anche questa sera, come di consueto, abbiamo tre argomenti, più un libro, più l'aggiornamento sui casi delle puntate precedenti. Iniziamo stasera con un'intervista all'assessora alla cultura Francesca Vannozzi, che in una delle prime, possiamo dire, interviste un po' più lunghe rilasciate appunto da colei che gestisce la cultura del comune di Siena. Cose da chiedere ce ne sono abbastanza. Poi proseguiamo con un ritorno di cui ci eravamo già occupati in puntate precedenti, ma ora più forte che mai il ritorno, addirittura con un blog personale da parte dell'ex deputato e sindaco Franco Ceccuzzi. E poi nel finale un altro intervento, un'intervista con Francesco Chiantese, che è una delle persone che avevano più duramente criticato la puntata sul 25 aprile, con tutte le polemiche per l'intervista a Casa Pound, e vedremo appunto di avere un chiarimento, un'intervista proprio a chi ci ha così duramente e aspramente criticato. Per quanto riguarda il libro, un libro particolarmente crediamo interessante, perché ricostruisce nel dettaglio, in modo molto analitico, l'orribile scossa, cioè il grande terremoto che ci fu il 26 maggio del 1798 a Siena, il terremoto più devastante di cui la città abbia memoria. Ecco, questi sono gli argomenti di stasera e partiamo dunque, come detto, con l'intervista all'assessora alla cultura del comune di Siena, Francesca Vannozzi. Eccoci con l'assessora, perché bisogna dire così, Francesca Vannozzi, che è assessora alla cultura del comune di Siena, e diciamo alcune cose per questa figura della giunta che forse è meno conosciuta di altre, quindi noi ne approfittiamo stasera per renderla più nota al pubblico cittadino e non solo. Laureata in medicina, docente di storia della medicina all'Università di Siena e presidente del sistema museale universitario senese, con decine di pubblicazioni di storia della medicina, soprattutto a cavallo fra 8 e 900, e con uno sguardo anche particolare sulla storia delle istituzioni scientifiche locali senesi. Quindi ovviamente un legame con l'Accademia dei Fisiocritici in modo particolare. Ecco, questo è un po' il background della appunto professoressa, ora qui assessora Vannozzi, che da un anno circa è diventata assessora. E però, prima di parlare del presente e anche del futuro, una domanda che invece attiene al passato. Ho trovato che lei è stata coordinatore, allora si diceva, forse così si usava al maschile, nel 1990 delle celebrazioni per i 750 anni dell'università. Ecco, allora appunto nel 1990 si parlò molto di questi eventi, ci fu tutta anche una polemica ormai lontana nel tempo. Ecco, lei pensa che quelle celebrazioni, come ha detto qualcuno, siano state forse eccessive, troppo autocelebrative, o erano dovute, erano necessarie? Ma io, a parte un'esperienza ormai molto molto lontana, però secondo me è stata una bella occasione. È stata una bella occasione perché al di là dei tanti eventi ha promosso molti studi. Molti studi, ad esempio, sulla storia delle di quelle che all'epoca erano le facoltà, la riscoperta di personaggi importanti.
un po' celebrativa è stata, e quello rientra nella prassi, ma a mio avviso è stata importante soprattutto per sollecitare la ricerca su quella che era la storia dell'Ateneo, quindi la storia delle sue istituzioni, di alcuni docenti ormai un po' dimenticati ma che invece hanno fatto la storia di Siena, anche perché ricordiamo che nel passato la docenza senese era strettamente legata anche con quella che era l'attività politica, l'attività, pensiamo a Achille Sclavo, no? Achille Sclavo, docente di Gene, ma è stato anche consigliere comunale. Quindi la storia di Siena, soprattutto nel 800-900, è fatta da dei personaggi che spesso erano politici e docenti, no? Quindi questa occasione fu importante perché dette l'opportunità di fare una riflessione su una storia che non è il Medioevo su cui tanto si punta, giustamente del resto, ma anche su una storia un po' più recente, innestando proprio un processo di critica che a mio avviso mancava. Benissimo, allora questa era una domanda, come abbiamo premesso, sul passato ormai remoto, sono passati molti anni da quel 1990 e molto è cambiato, moltissimo in città. Andando invece al presente, una cosa che ha fatto abbastanza scalpore nel dibattito giornalistico in questi giorni è il fatto che, c'è già peraltro un precedente, non ci sarebbe nessuna candidatura avanzata per il Mangiadoro, per la massima onorificenza anche culturale appunto della città. Ecco, intanto se questo risulta anche a lei, perché la scadenza dovrebbe essere il 15 di maggio, noi registriamo l'8 di maggio, quindi ci sarebbe ancora una settimana, e nel caso se l'assessorato alla cultura commenta in qualche modo questa notizia. Dunque, io per abitudine non entro in ambiti che sono ambiti strettamente del sindaco. Il palio, il mangio e così via sono cose che il nostro sindaco gestisce in prima persona e mi sembra anche giusto questo, no? Quindi la mia disponibilità è massima se chiede il sindaco la mia opinione, però non... Evidentemente non l'ha chiesta. Non l'ha chiesta, io posso dare un'opinione personale sulla questione del Mangia. Il Mangia è sicuramente un premio, un riconoscimento di grande qualità, è importante, però è anche vero che se non si presenta, se non emerge una figura di particolare importanza, non vedo perché obbligatoriamente si debba attribuirla a qualcuno, perché altrimenti si può rischiare un po' di vanificare l'importanza di questo premio. Quindi attendiamo gli eventi, attendiamo ciò che il sindaco vorrà fare. Ecco, una domanda di ampio raggio. Il discorso, siamo nell'assessorato alla cultura. La cultura per una città d'arte e di cultura come Siena è una risorsa cruciale anche dal punto di vista economico. Noi abbiamo fatto una puntata specifica sul turismo circa un mese fa. Ecco, c'è stata anche la famosa intervista, una duplice intervista del ministro Franceschini sulla questione del numero chiuso eventuale per l'ingresso nei centri storici, anche se lì era riferito a Venezia e a certi casi di Roma e Firenze. Ma ecco, la paura che Siena non diventi un giorno, in parte forse lo è già, come Venezia. Ecco, lei come assessore alla cultura ha questa preoccupazione, si è posta la questione o meno? Sinceramente io non la vedo un grossissimo problema. Non vedo un grossissimo problema. Siena, a mio avviso, deve puntare la propria politica culturale sul valorizzare un patrimonio incredibilmente grande che ha e che non tutto è adeguatamente valorizzato. Quindi puntare a eventi di grandissima qualità, anche proprio di novità, no? Di novità come quelli su cui si sta lavorando attualmente. Io questo problema dell'invasione eccessiva la vedo molto relativa e le devo dire, non...
Il mio sguardo non va tanto al turista che arriva a Siena a 3 ore, perché quel turista non avrà mai la possibilità di andare a vedere la grande mostra, il grande evento, no? Sappiamo benissimo ammesso che ci sia, ovviamente, ma questo ammesso che ci sia, ma appunto, ma cosa si può vedere? Ma perché comunque sarà quello che ha un tempo talmente limitato che già tanto si riuscirà a entrare da piazza al Duomo. Io credo che una politica culturale vada fatta primo per i cittadini, questo è essenziale, sì. No, secondariamente non lo vedo, ecco, io questa grande preoccupazione al momento non è un problema. Il rischio Venezia per Siena? Per il momento no, per il momento non lo vedo. Allora, poi bisognerà vedere in futuro i flussi turistici come usano Siena, no? Perché è evidente. Quello lì è il problema. Parlando in qualche modo del turismo, ma soprattutto della cultura e della fruizione da parte dei cittadini, non si può non fare una domanda sul Santa Maria della Scala. Ora, noi sappiamo, ma forse la maggior parte degli ascoltatori non lo sa, che c'è una cosa particolare, che appunto l'assessora alla cultura dovrebbe essere naturalmente la persona, no? L'assessore che anche sovraintende al complesso museale del Santa Maria della Scala. Invece così non è, perché il sindaco ha avocato a sé esatto. La delega del esatto. Santa Maria. Esatto. Ecco, questo è intanto una curiosità che da tempo avevo. Quando a lei fu proposto di fare l'assessora, fu subito specificato che con il Santa Maria della Scala non avrebbe avuto a che fare. Guardi, fu subito specificato, immediatamente, dal sindaco. Sì, cioè, sì. Quando il sindaco mi telefonò e io venni qui in comune e non mi aspettavo assolutamente che il sindaco mi rivolgesse questa richiesta di sostituire l'ex assessore, quindi il professor Vedovelli, in questo ruolo, lontano da me che immaginassi questa cosa. Fu una sorpresa e subito lui mi specificò che appunto aveva fatto questa scelta di avvocare a sé il Santa Maria. Guardi, con grande sincerità, io il giorno dopo non so quante telefonate ho avuto dai cittadini senesi che mi spingevano, no, a contestare un po' questa decisione, o che erano sorpresi di questa cosa. Ti hanno tolto il Santa Maria. E il Santa Maria, fra l'altro, io ce l'ho nel cuore, perché non so quanti studenti di medicina ho portato al pellegrinaggio su cui baso delle lezioni essenziali, quindi è un luogo che io amo molto, no? Lo immaginiamo. Però ecco, innanzitutto, poiché il sindaco è tra le prime cose che mi ha detto, io non potevo che non adeguarmi a questa sua scelta. Io non so nemmeno, guardi, le motivazioni per cui siamo arrivati a queste, quindi le questioni. Ma non se le hai mai chieste, le motivazioni? Non me le sono chieste perché, no, non me le sono chieste, guardi, sinceramente non me le sono chieste. Io ho accettato questa cosa e poi dopo, a parte il fatto che io ho continui rapporti col direttore Pitteri, perché noi collaboriamo per tante cose, quindi la politica che il direttore Pitteri decide insieme al sindaco, io ne sono sempre al corrente, anche perché alcune cose... Però senza potere decisionale. Ma non è un problema, cioè la decisione viene presa di concerto fra il sindaco e il dottor Pitteri. Io vengo periodicamente informata anche per iniziative comuni, perché se ci sono cose che io faccio qui al comune, io lo dico a lui e viceversa. E in molte altre collaboriamo. Per esempio, Siena Città Aperta, la rassegna che io ho curato, alcune cose erano appoggiate al Santa Maria della Scala, perché comunque il Santa Maria della Scala per me è uno dei luoghi che possono ospitare eventi culturali. Però diciamo che c'è così un minimo di collaborazione. No, di informazione e collaborazione, molto corretta. Il discorso appunto della progettualità, eccetera, ovviamente non avendo la delega. No, però ora che sono venuta, ora che conosco molto bene cosa significa il Santa Maria della Scala, le difficoltà che ci sono, il fatto che metà del Santa Maria ancora è cantiere, non c'è,
Io ne sono quasi... Ma personalmente no, guardi che lì ci vuole una professionalità che si dedichi al 100% al Santa Maria, è un lavoro molto impegnativo, con delle scelte politiche importanti, e quindi secondo me è giusto che il sindaco possa essere l'interfaccia di Pitteri, perché il problema non è si fa questa mossa o si fa quest'altra mossa, che quella è la cosa più facile, è proprio un problema di gestione di futuro, di programmazione, di risorse che mancano, che vanno cercate. Per cui io ho capito nel tempo che forse l'assessore Valentini ha fatto la scelta giusta. Poi come ci sia arrivato non lo so, nemmeno lo voglio sapere. Ma ora mi sento anche sollevata, perché sono consapevole di questo. Diciamo che forse allora ci sarebbe voluto un assessore ad hoc per Santa Maria della Scala, perché senz'altro, come ha detto lei, se ci vuole un impegno, come immaginiamo, così totalizzante chi fa il sindaco dovrebbe avere altre cose, anche molte altre cose, no? Certo. Sovraintendere, quindi diciamo che possiamo trovare un punto di convergenza sul fatto che probabilmente ci sarebbe voluto una figura magari anche con delle competenze specifiche ad hoc. Ma però c'è un direttore. Certo, ma quello... E quindi il direttore è stato fatto un bando, quindi non è che è una nomina così, un bando, una selezione. Poi tenga presente questo, che comunque tutte le decisioni del Santa Maria della Scala poi passano dalla Giunta. Quindi è vero che tra il sindaco e il direttore c'è un lavoro continuativo, però poi tutto ciò, dalle piccole cose alle grandi cose, la Giunta è partecipe, vengono tutte deliberate. Bene, quindi, immaginiamo, non so, la dialettica che ci sia in giunta, a noi, insomma, credo che molti giustamente pensino che un assessorato alla cultura avrebbe dovuto avere Santa Maria. Lo so, molti pensano così. Sono molto bene. Ecco, un altro argomento che in qualche modo è collegabile, su cui ci appropinquiamo alla fine di questa intervista. Io sul blog l'ho definito l'ingorgone, nel senso che spesso ci sono più eventi culturali senz'altro, nello stesso giorno, anche alla stessa ora. Per esempio venerdì scorso c'era qualcosa anche a Santa Maria della Scala, più 4 eventi, 3 diciamo letterari, uno storico, ma anche alla Biblioteca degli Intronati, in assoluta contemporaneità. E quindi è chiaro che questo non si può imputare negativamente a chi ho davanti, però nello stesso tempo, come ho avuto modo di scrivere, forse un qualche forma di coordinamento a cui fare riferimento, nel senso che poi se non c'è la possibilità di trovare, di fare altrimenti, perché magari uno scrittore non può venire che quel giorno già impegnato, però ecco, magari fra persone che gravitano nell'orbita senese si potrebbe evitare. E vuole fare qualcosa in questo senso? Ma guardi, dato che questa osservazione io l'ho anche recepita da altri, io mi sono posta questo problema, no? Vedere come risolverlo. Non è facile perché? Perché non è tanto quello di fare un calendario, no? In cui non si sovrammettano gli eventi, ma il problema è che andrebbe fatto preventivamente, cioè al momento che io contatto... No, ma non è il calendario, è il prima. Bisognerebbe che l'associazione culturale X, che fa un evento importante e che prevede di farlo in un certo, contattasse il comune, verificasse. È un lavoro, io credo, si può anche tentare, ma è un lavoro estremamente complesso. Cioè io ho ancora lo strumento giusto o certo per evitare questo, perché il calendario lo posso anche fare, ma non mi risolve la questione, perché la programmazione, cioè è a monte che bisognerebbe che appunto l'associazione X non decidesse di fare quel proprio evento in quel giorno, perché chi? La biblioteca fa qualche cosa.
In fin dei conti, guardi, io trovo che in questo momento ci sia un grande fervore culturale e questo è molto positivo, molto positivo. Vedo anche che ogni evento ha un proprio pubblico, cioè è molto difficile, ma non sono venuta lì perché, sì, si dice, però in realtà perché? Perché la gente non può scegliere, ma è giusto che sia così, meglio avere una grande offerta, secondo me, e le persone decidano in base ai propri gusti, ai propri interessi, dove andare. Io comunque un tentativo che voglio fare, guardi, anche stamattina se ne parlava, perché effettivamente se si può creare, no? Perché no? Proviamo a farlo. Lo vedo difficile, proprio perché so che, ad esempio, il grande scrittore viene contattato molto tempo prima, ti dà un giorno, poi lo cambia, poi lo ricambia. Insomma, non è facile. Delle figure gravitanti intorno a Siena, quindi... Sì. Una domanda conclusiva. Lei appunto è una storica della medicina, ma quindi anche poi della città, delle istituzioni scientifiche senesi. Ecco, abbiamo quindi il suo raggio di studio è più che altro rivolto al passato, ma ora è attiva nel presente, quindi anche in qualche modo nel futuro. Questa città è cambiata molto, l'abbiamo detto, da 1990 e anche da molto meno. E come può impostare il futuro? Come sarebbe giusto che lo impostasse secondo l'assessore appunto Vannozzi? Dunque, è difficile in poche parole, ma... Guardi, io le rispondo con quella che è stata la mia decisione un anno fa quando mi sono trovata di fronte a questo incarico. Innanzitutto Siena ha avuto un periodo di stasi, quindi qui c'è da recuperare, le faccio un'ipotesi, il civico, che è un po' l'occhiello, no? Ecco, il civico ha bisogno di lavori di manutenzione. Parliamo del museo civico. Del museo civico, certamente. Perché forse è un esempio, no? Che può essere chiaro per chi ascolta. Allora, il museo civico in questo momento ha bisogno di lavori di manutenzione perché per molti anni, per i motivi finanziari, non sono stati fatti. Ha bisogno di valorizzazione dell'esistente e di valorizzazione di quell'altro patrimonio che i cittadini non conoscono, ma che è nei depositi. Allora, e di eventi, no? Allora, come si coordina tutto? Cominciando a mettere in gioco tutte queste necessità, per cui trovare gli stanziamenti per la nuova illuminazione del museo civico che si inaugurerà entro l'anno, perché c'è una illuminazione vecchia e stiamo lavorando per un'illuminazione tecnologica molto bella che valorizzerà le bellezze del civico. Manutenzione. Poi vogliamo fare qualche cosa di nuovo? Perfetto. Allora, ora si inaugura due cose di grande importanza. Stiamo montando l'impalcatura sulla Maestà di Simone Martini, che è stata restaurata 25 anni fa, ma che in 25 anni ha bisogno della cosiddetta spolveratura. Allora io ho detto, benissimo, troviamo le risorse, ma mettiamo un'impalcatura, che non sia l'impalcatura, la spolveratura forse si fa anche in un mese. Ecco, noi terremo questa impalcatura fino a settembre, l'abbiamo scelta praticabile per poter fare come si è fatto per Ambrogio Lorenzetti, visite guidate e dare un'opportunità unica, unica ai senesi, ai turisti, di vedersi a 10 centimetri la Maestà. Ma con il risultato della spolveratura avviamo analisi chimiche per poter fare degli studi sull'affresco, sul suo artista e tutto, quindi questo. L'altro evento, il 15 giugno inauguriamo questa straordinaria mostra dell'architetto Salini sulla sua collezione, fatta il 90%. È un caso di mecenatismo. Che ci è venuto proprio bene, perfetto, nel senso che siamo stati forse anche un pochino fortunati, però va benissimo. Però si sta lavorando per Estate in Siena, quindi ai grandi eventi di storia dell'arte metteremo, stiamo lavorando per dei concerti, anche musica etnica, di vario genere, e io ho detto mettiamo nei cortili, cioè portiamo la gente in quei luoghi meno conosciuti, perché per me Siena ha anche degli straordinari luoghi da valorizzare e da riscoprire. Quindi la politica culturale va fatta su recuperare
anni in cui non è stato possibile far niente, puntare su eventi di grandissima qualità, per me la maestà e la mostra Salini è quello, e poi essere sempre vigili, attenti e disponibili anche a delle richieste, perché ad esempio la Contrada dell'Onda celebra il Dupré, quindi io sono stata subito disponibile a essere accanto a loro, la Pantera c'ha Ettore Bastianini, bisogna essere accanto alla Contrada, San Marco c'ha sabato scorso, quindi bisogna essere molto molto sensibili a quelle che sono le necessità e le richieste della città, soprattutto secondo me valorizzando quei patrimoni meno noti, i depositi del civico, si stanno schedando tutto, si sta catalogando tutto e si sta facendo dei piccoli. Senz'altro importante che potrebbe riservare delle molte sorprese. Sì. Grazie all'assessora Vanosi. Grazie a voi. Scorsi ha destato molta attenzione e curiosità la nascita di un nuovo blog, di un nuovo blogger, che però appunto è un blogger particolare perché è l'ex parlamentare e sindaco anche di Siena, Franco Ceccuzzi, a tutti qui in questo territorio ben noto. E noi l'abbiamo scritto sul nostro blog, siamo contenti che ci sia una voce in più perché siamo appunto sempre per il pluralismo e quindi questa voce nuova ben venga. Ovviamente seguiremo, monitoreremo con grande attenzione quello che scrive Franco Ceccuzzi, anche perché siamo consapevoli che quello che lui ha detto e ha scritto nella presentazione del blog, che si chiama per la cronaca Aria Sottile, dal nome di un romanzo degli anni 90 ambientato in alta montagna, dicevamo quello che lui ha scritto, che in questo blog si parlerà di enogastronomia, di sport e di politica, sicuramente è corretto, ma credo che la cosa più interessante dal punto di vista giornalistico sia soprattutto la questione politica, perché è evidente che Ceccuzzi vuole togliersi qualche sassolino, forse più che sassolino, qualche pietra focaia dalle scarpe, perché dopo il lungo silenzio questo credo sia lo scopo del blog. E a questo punto, proprio in particolare, nei primi giorni c'è stato un intervento che ha fatto discutere e Ceccuzzi ha accusato, senza farne il nome, il suo successore in Parlamento e quindi il PDino che è venuto dopo di lui, Dall'Ai, di non avere dato seguito al suo impegno, al suo di Ceccuzzi, per quanto riguarda la proposta di legge per la tutela del palio e delle contrade, che fu sostanzialmente una dei cavalli di battaglia di Ceccuzzi da deputato. E poi dice Ceccuzzi, scrive Ceccuzzi, io ho lasciato il materiale a Dall'Ai, ma cito testualmente, mai è stata assegnata alla commissione competente. Allora, siccome credo che il nostro scopo sia anche quello di monitorare proprio questo interessantissimo blog, due cose ci sentiamo di dirle molto rapidamente. Intanto, la prima, che è un'omissione indubbiamente da parte di Franco Ceccuzzi, che questa proposta di legge per la tutela del palio e delle contrade forse andrebbe ricordato, andrebbe quindi scritto, che era una proposta di legge che nasceva in ambito ovviamente cittadino senese, ma di persone tutt'altro che piddine, fra le altre c'era anche l'avvocato Luigi De Mossi, ma anche altri, di area appunto non piddina, poi Ceccuzzi la fece legittimamente sua, e però questo forse a distanza di 10 anni in un blog si potrebbe, forse dovrebbe ricordare. Ma soprattutto il secondo punto, la seconda omissione che credo sia significativa, è che questa proposta di legge per la tutela del palio e delle contrade, della fiscalità anche delle società di contrada, con Ceccuzzi in effetti
marciò spedita la commissione competente, la commissione finanze, ci lavorò in modo pronto e reattivo. Però qui Franco Cecuzzi non può omettere, come invece ha fatto, che questa commissione era così attiva anche perché era presieduta dall'onorevole Mastelliano Paolo Del Mese, Stefano Bisi lo chiamava confidenzialmente Paolone, il quale appunto in quegli anni a Siena era di casa perché veniva sempre e quindi questo è politicamente ormai accertato. Per quanto riguarda il discorso della giustizia, sappiamo che c'è appunto un procedimento in corso e vedremo come andrà a finire, ma è chiaro che uno scambio politico fra Cecuzzi, a cui interessava moltissimo per motivi ovvi questa legge in quanto deputato senese, e Paolo Del Mese, che aveva i suoi interessi invece nel suo feudo di Ponte Cagnano presso Salerno, uno scambio, ripetiamo, politico, questo è ormai acclarato e forse nel blog sarebbe stato da inserire, sarebbe stato da scrivere per contestualizzare al meglio. Aspettiamo quindi che nel prosieguo su questo argomento o su altri non ci siano queste omissioni e che Franco Cecuzzi ci dica davvero, scriva davvero quel molto che sa, perché sarebbe ancora più interessante, ancora più stimolante il suo blog. Questa settimana, per la consueta rubrica Meno Facebook più libri, ci occupiamo di un libro che ormai è piuttosto antico perché ha più di 10 anni, è uscito nel novembre del 2005, ma è sempre un libro che raccomandiamo, tra l'altro si può trovare richiedendolo in libreria, è scritto da Marina Gennari, L'orribile scossa della vigilia di Pentecoste, Siena e il terremoto del 1798. È un libro molto molto documentato che parla proprio di quello che accadde alle 13:10 di quel 26 maggio 1798, vigilia della Pentecoste. Che cosa accadde? Accadde un terremoto tremendo, il più grave di cui si abbia ricordo, si abbia testimonianza nella storia della città, e è una cosa che portò anche, provocò alcuni morti e provocò soprattutto distruzioni materiali importanti al Duomo, a San Domenico, in alcune parti in particolare della città, Fontebranda e la zona di Ovile, ma ovviamente non solo. E tra l'altro, oltre a tutto questo, che viene ricostruito con una forte dovizia documentale nel libro della Gennari, c'è anche una particolarità conosciuta ma forse non troppo, che in quel maggio del 1798 Siena stava ospitando, per le vicissitudini storiche che avevano portato i francesi ad arrivare a Roma, il Papa di allora, Pio VI, già dal 25 febbraio di quell'anno era a Siena e stava proprio qui dove mi trovo, nel allora collegio che c'era qui a Sant'Agostino, quella che poi è diventato il convitto, la scuola, e nel momento in cui ci fu la scossa, Pio VI fu portato precauzionalmente nella casa di un privato, Palazzo Venturi Gallerani, che si trova dall'altra parte di Sant'Agostino e che veniva giudicato, non si sa bene in base a quale calcolo, più sicuro rispetto appunto a dove si trovava il Papa. Da notare, per capire la mentalità dell'epoca, che molti vedevano, lo stesso appunto Venturi Gallerani giudicavano
questa scossa con una mentalità che allora era ricorrente, il terremoto in qualche modo come un castigo divino per i peccati degli uomini, in questo caso dei senesi. Una mentalità che abbiamo visto anche i recenti accadimenti degli scorsi mesi in una parte della Chiesa è ancora presente, una parte fortunatamente ora del tutto minoritaria. E quindi ecco, quello che successe fu davvero devastante dal punto di vista materiale, ci vollero mesi, anzi anni per recuperare i danni subiti, ma fu anche l'occasione per rimettere mano all'urbanistica della città e furono fatti dei lavori molto molto importanti che vengono appunto ripercorsi nel dettaglio nel libro. Un libro quindi che, augurandoci che questa orribile scossa così definita subito non debba mai ripetersi a Siena, è quanto mai importante per conoscere un evento del passato remoto ricostruito in modo davvero impeccabile in questo libro. L'orribile scossa della vigilia di Pentecoste, Siena e il terremoto del 1798. Marina Gennari, Edizioni Targetti, 2005. Eccoci, dopo tutte le polemiche che ci sono state in seguito alla puntata che abbiamo mandato in onda il 25 aprile, alla mia sinistra Francesco Chiantese, che ora si presenterà al pubblico della trasmissione. È stato Francesco Chiantese uno dei più critici, dei più duri nel criticare questa puntata, ma appunto prima di entrare a parlare proprio di questa puntata e quindi del 25 aprile e tutto ciò che è ruotato intorno a questa ricorrenza quest'anno particolarmente sentita, sicuramente più che in altri anni, intanto chi è Francesco Chiantese per farsi conoscere da chi magari non lo conosce? Sappiamo uomo di teatro, ecco, ci può dire qualcosa molto sinteticamente sulla sua attività? Ah, sì, io sono un attore da ormai da diversi anni, ma quello che conta di più magari in questo caso è che da una quindicina d'anni ho attore messo, di teatro, sì, fondamentalmente di teatro, ho messo a servizio di alcune campagne per i diritti civili, alcune organizzazioni che si occupano di diritti, il mio lavoro, chiaramente da volontario. E poi sono diritti civili per capirsi più, cioè, siccome è una ampia gamma in particolare. Guarda, in questo momento mi sto occupando dei diritti delle persone omosessuali, collaborando col Movimento Pansessuale di Siena, e mi sto occupando di un progetto di dialogo fra cittadini della Valdelsa e migranti. Benissimo. Quindi è un campo ristretto, poi ho lavorato nel campo dei nomadi, insomma, ho lavorato in alcune. Bene. Ecco, allora Francesco Chiantese, qualcosa di più ne abbiamo saputo, è stato molto duro, come dicevamo, su Facebook, perché ormai la modalità è quella, e poi anche sul blog, in realtà più che sul mio, per un problema tecnico è andato sul blog dell'amico Il Santo, ma insomma molti avranno letto e qualche cosa poi anche leggerò virgolettato a breve. Ecco, intanto Francesco Chiantese, da una posizione ovviamente antifascista, ha avuto da ridire anche sul discorso, se ho capito bene, proprio della data, no? Cioè il 25 aprile questa trasmissione non sapeva da fare, manzonianamente, sì, secondo me. La prima cosa che ho detto, ho anche scritto prima della trasmissione qui in redazione. Sì, infatti ne abbiamo dato conto per dare sul un blog. Disappunto, e mi è stato poi risposto molto gentilmente, perché trovo che utilizzare il 25 aprile per dare parola a chi non ha preso ancora le distanze, anzi si ostina a non prenderle, da quel movimento che è stato il fascismo in Italia in quegli anni, un periodo abbastanza fermo, poi il fascismo è ancora vivo, ma questo è, magari ne parliamo in un altro momento, ho trovato una scelta abbastanza inopportuna, non tanto perché
non ci sia bisogno di andare a riguardare quei fatti storici in un certo modo, ma perché non credo che chi non prenda le distanze dalle grandi tragedie del fascismo poi possa provare a fare una ipotesi di ricostruzione o avere parola proprio in quel giorno. È stata una cosa che mi ha abbastanza turbato. E questo l'abbiamo sicuramente notato, ma si potrebbe obiettare che il discorso è il problema in sé, no? Il 25 aprile è un problema, quindi quello del rapporto tra fascismo, antifascismo o eventualmente neofascismo, che dura tutto l'anno, no? Cioè non è un problema ovviamente del 25 aprile. Tra l'altro, ecco, dico volentieri a Francesco Chiantese che qui cerchiamo di essere il più possibile sulla notizia, e tra l'altro quel martedì cadeva proprio di 25 aprile, quindi quello è stata una scelta personale di cui mi assumo la piena responsabilità, anche perché in effetti c'era proprio la ricorrenza che cadeva quel giorno. E una cosa, ecco, per entrare ancora più direttamente nel discorso, cito proprio quello che ha scritto a caldo, perché appunto era il 27 aprile, è passata una quindicina di giorni. Ecco, il commento sul blog è stato lungo, io qui proprio sintetizzo, queste sono le parole di Francesco Chiantese, alcune. La trasmissione che voi avete preparato e montato, ovviamente, non aveva lo scopo di indagare o di capire, ma esclusivamente di dare la parola, senza contraddittorio, a gente che va in giro a raccontare che il fascismo era una cosa splendida e che i tremendi crimini di cui si è macchiato sono al massimo menzogne gonfiate. Ecco, questo è un passaggio, e poi ne leggerò un altro anche più forte. Ecco, prima di dare la parola a chi è alla mia sinistra, per chi non avesse visto la puntata, che ovviamente è disponibile sul sito di Siena TV del 25 aprile, ovviamente il discorso della puntata, qui viene detto che non c'era praticamente il contraddittorio, senza contraddittorio, il contraddittorio c'era, perché dopo l'intervista a Casa Pound c'era stata l'intervista con l'ultima parola, quindi a Fabio, al professor Fabio Masotti dell'Istituto Storico della Resistenza, e devo dire che senza contraddittorio non era neanche l'intervista in sé, perché le domande credo che in quel momento andavano fatte sul senso del 25 aprile, sul fatto, sulla frase appunto tutti uguali davanti alla morte, non tutti uguali davanti alla storia, ed altre siano state fatte. Ecco, ma a questo punto la domanda per Francesco Chiantese è questo. Quindi, secondo lui, Casa Pound non ha il diritto di parola sostanzialmente. No, è diverso. Non ha il diritto di parola, mi sembra veramente... il problema è, te lo scrivevo in un'altra occasione, mi piacerebbe molto che ci fossero delle trasmissioni che vanno realmente a indagare cos'è Casa Pound, perché Casa Pound in questo momento, che ha tutti i diritti di parola, ma è costruita, è costituita, è una serie di associazioni che si intrecciano, sì. Ed ha una politica interna tale che abbia una facciata che tendenzialmente è pulita, che è quella di Casa Pound. Faccio un esempio: sulla pagina Facebook di Casa Pound negli ultimi giorni, intorno al 25 aprile, è uscito un chiaro riferimento al fascismo. Loro si sono dichiarati fucina del nuovo fascismo senese. Non appena è stata ravvisata questa cosa, è stata cancellata immediatamente ed è stata ripulita dal riferimento al fascismo la pagina. Mentre sui profili privati di chi si occupa di Casa Pound attivamente, i riferimenti al fascismo sono continui. E questo è un modo operandi che loro hanno da sempre, anche in situazioni più gravi. L'assassino dei due ragazzi senegalesi in Piazza Dalmazia a Firenze di qualche anno fa, sì, fu attribuita, e attribuita, perché poi è andata così, ad un militante di Casa Pound, ma il giorno dopo sono spariti da internet tutti i riferimenti di Casa Pound. Sono state cancellate intere pagine di blog dove questa persona interveniva, fatta sparire foto, che molte persone come me hanno, ma soltanto perché è difficilissimo far sparire da internet le cose.
quindi si riescono a trovare soprattutto momenti di tempo. Ah, quello non c'è dubbio. Allora Internet mi sarebbe, conserva. Quando sì. parlo di contraddittorio, è perché credo che Casa Pound abbia tutto il diritto di raccontarsi, ma davanti a certe affermazioni in cui è ovvio l'opposto. Quando Casa Pound viene a dire che non è un movimento violento e poi organizza un dibattito e un ascolto di un disco i cui testi invitano alla violenza diretta e fanno apologia di fascismo nel loro interno, allora è difficile non controbattere la loro affermazione. Ma io ecco a ciò che dice, che ha detto Francesco Chiantese, e ho ribattuto sul blog anche a lui direttamente mi pare e ad altri, dicendo che queste sono obiezioni sensate e bisognerebbe però che se ci sono questi reati, perché l'apologia di fascismo tale è, quindi lo sappiamo piuttosto bene, bisognerebbe allora che chi di dovere intervenisse. Questo sono è un fino a che non c'è un intervento da parte delle forze dell'ordine, di chi è preposto a questo, io credo che giornalisticamente si debba dare voce proprio per far emergere alcune cose. Questo è quello che io ho sempre pensato e per cui ho deciso, prima ovviamente del 25 aprile, di fare questo. E credo che inevitabilmente questa pagina sia una pagina che dovrebbe essere approfondita da tutti dal punto di vista storico. Io, siccome mi sono occupato sia a livello di studio che dopo di questo periodo in particolare, purtroppo, anche se a Siena meno che da altre parti, ma il periodo della guerra civile è stato un periodo, guerra civile ormai si può dire anche a livello sì. di storiografia di sinistra, è stato un periodo in cui certamente crudeltà ci sono state da ambo le parti, ma come è stato chiesto proprio al generale Fucito, per esempio, di Casa Pound, la posizione per me personalmente corretta era quella portata avanti anche negli anni 90 da larga parte della sinistra, quella appunto del tutti uguali davanti alla morte ma non uguali di fronte alla storia. Ecco, per me questa è personalmente, per quello che vale, ecco, è la posizione Guarda, corretta. Se posso dirti questo, io non sono molto preoccupato di quella che è stata... quello che è stato il fascismo in Italia e tutto quello che giustamente sta dicendo adesso. Quello che mi preoccupa è quello che in questo momento. Infatti, questa era la domanda, pre-finale che volevo fare a Francesco Chiantese è questo. Ecco, lui vede in questi gruppi, mi hanno detto, se non ricordo male nell'intervista, che ci sono 120 iscritti a Casa Pound Siena. Quindi dove siamo andati noi. Lui ravvede in questo tipo di associazionismo evidentemente un pericolo, no? un problema per la tenuta anche della democrazia, e ora ovviamente gli chiediamo il perché, la risposta affermativa la diamo per scontata. Nello stesso tempo io gli chiedo, perché è una domanda che veramente si pone, come mai questa mobilitazione, che io posso anche ritenere corretta e opportuna, non ci sia stata, è stato scritto da molti lettori, in occasione degli anni in cui praticamente succedeva tutto quello che accadeva su Siena, Monte dei Paschi, il crollo, diciamo, del sistema economico-sociale della città. Molti dicono, ma perché chi si mobilita oggi contro Casa Pound, magari anche giustamente, non si è mobilitato, non ha fatto sentire la sua voce, credo in nessun modo, negli anni del sistema Siena? Ecco, questa è una domanda articolata, prefinale. Guarda, ti rispondo abbastanza semplicemente. Per la prima parte della domanda, io non ho una... Il pericolo del neofascismo. Non ho una reale paura del fatto che la democrazia non tenga. Almeno non sono in questo momento preoccupato di questo. Io sono preoccupato di tutte quelle piccole violenze ordinarie, soprattutto nei confronti delle minoranze, che nelle città dove Casa Pound e altri movimenti di destra sono radicate, sono fatti di cronaca quotidiana. Ci sono interi quartieri di Roma dove se sei omosessuale dopo una certa ora di sera non puoi passare. Ci sono interi quartieri di Napoli, che è la mia città d'origine, dove se sei uno zingaro, un rom, chiamiamolo come vogliamo,
non puoi passare all'interno di un quartiere, perché lì c'è Casa Pound e le ronde notturne, la violenza sono fatte di cronaca. In questo qualcuno mi ha accusato poi di ti quereleremo, ma non è un problema di querele, perché sono fatti reali di cronaca. Un ragazzetto di scuola liceale di un paesino vicino Viterbo, se non sbaglio, negli ultimi tempi, per aver postato su internet una caricatura di un tremendo manifesto di Casa Pound, dove si affermava che tutti quelli che arrivano in questo momento in Italia dall'Africa sono dei codardi che vanno umiliati perché non stanno combattendo per la loro patria, per aver preso in giro questo messaggio su internet è stato pestato a sangue ed è un fatto di cronaca. Io ho paura di questo, ho paura di quando chiamo un mio amico a Roma che è omosessuale e torna a casa dai locali che frequenta, io gli devo dire stai attento. E quando sono arrivato a Siena e raccontavo di queste cose ai miei coetanei, nessuno mi credeva. E all'inizio mi arrabbiavo, dopo un po' sono stato la persona più felice del mondo, perché vivevo in una città dove non dovevo preoccuparmi di andare in giro in un certo quartiere a una certa ora. E arriviamo quindi alla seconda parte della domanda, quindi il discorso del silenzio negli anni diciamo precedenti, negli anni del crollo di MPS, quindi, eccetera. Posso distinguere su due piani, cioè un piano personale in cui io mi sento abbastanza sereno perché credo di essere uno dei pochi operatori culturali che non ha mai fatto domanda di finanziamento per attività culturale a Monte dei Paschi, perché non condividevo la politica nel Monte dei Paschi e non ho mai amato dall'esterno, anche quando il Monte dei Paschi finanziava abbondantemente senza troppi problemi, la relazione fra la politica locale e il Monte dei Paschi. Sul piano sociale, e qui chiaramente le colpe vanno anche su di me, c'è stata sicuramente una cecità e una stupidità nell'abbandono della politica da buona parte della mia generazione, se posso fare un discorso generazionale. Possiamo anche allargarla. Aver abbandonato i partiti, aver abbandonato totalmente la politica a pochi affaristi che evidentemente non facevano il bene della nostra generazione, della nostra società, ma ce ne siamo altamente fregati, con tanta colpa anche in questo. Ripeto, poi individualmente possiamo aver fatto dei percorsi, sì, questo ma è un come discorso gruppo, in qualche come società, modo generazionale, e abbiamo lasciato dei buchi culturali enormi in cui all'interno si stanno inserendo anche questi movimenti che vedono nel fascismo una soluzione. Infatti questo era proprio l'assist per l'ultima domanda conclusiva. Francesco Chiantese, nel panorama di oggi la sua posizione sul 25 aprile sull'antifascismo era già chiara e ora l'abbiamo espressa nuovamente, speriamo in modo chiaro e diretto per tutti, perché questa è la nostra esigenza primaria. Oggi una persona come Francesco Chiantese in chi si riconosce politicamente? Perché Casa Pound si può dire tutto, ma certamente si riconoscono in loro stessi, perché appunto è anche un movimento con ambizioni politiche. Ecco, Francesco Chiantese, se si votasse oggi, se si votasse domani, certo c'è la scelta astensionistica, ecco, chi voterebbe? Sarei disperato. Io non ho grossi problemi quando vado di mia base, lo dico da qualche anno, sono diventato anarchico per mancanza di presupposti democratici, secondo me, nel senso che non mi sento mai a mio agio in fase elettorale, non ho, forse è una questione generazionale anche questa, non ho un partito di riferimento, un'idea politica di riferimento. Cosa accade però? Che sul piano locale riesco a incontrare le persone, conoscerle, sono un gran rompiscatole, credo questo si sia visto almeno nella relazione con te, e allora voto in base a dei programmi e poi faccio da cane da guardia. Insomma, qui nei comuni dove vivo io sono stato. Io vivo a Pienza in questo momento. Okay. Vado tranquillamente quando capita, ora meno perché sono sempre in giro in consiglio comunale, cerco di stare dietro. Sul piano nazionale, ogni volta per me è una vera tragedia. Possiamo immaginare. Da una parte non riesco realmente a identificare. È veramente dura. Cerco di votare sempre, questo sì, perché chiarissimo. Ecco, concludiamo quindi questa chiacchierata più che intervista con l'auspicio che il prossimo 25 aprile o i prossimi ci possa essere più diciamo tranquillità da parte
di tutti e certamente ognuno con i paletti che abbiamo espresso, credo, chiaramente tutti e due. E diciamo che, se mi permetto quest'ultima cosa, i toni anche da parte appunto di Francesco Chiantese, a caldo, questo va detto, su di noi, Gentaglia, collaborazionisti, e poi lasciamo il terzo. Questo però io credo, ecco, come ha scritto Francesco Chiantese, sul fascismo per me non esistono mediazioni, o sei contro i fascisti o sei peggio di loro. Ecco, io credo che avere dato voce a qualcuno che ha idee diametralmente opposte alle mie non sia stato un modo per essere, come ha scritto Francesco Chiantese, peggio di loro. Qui siamo per l'apertura, per il pluralismo, però giustamente, appunto, in nome di questo rispettiamo le opinioni di tutti, purché appunto non siano offensive. Ecco, questo lo dobbiamo dire. Ma siamo contenti di avere avuto questo chiarimento, questa chiacchierata, e per questo ringraziamo alla mia sinistra Francesco Chiantese. Eccoci giunti dunque alla fine della 32esima puntata del nostro appuntamento del martedì dell'eretico. Come sempre, chi ci segue ormai sarà ben abituato, concludiamo con qualche aggiornamento su alcuni casi precedenti trattati nelle puntate scorse. Stasera ne abbiamo tre in particolare. Il primo riguarda Colle Valdelsa. Ci eravamo occupati nelle primissime puntate del famoso complesso della Fabbrichina, che fa bella, tra virgolette, mostra di sé tra Colle Bassa e Colle Alta, all'esempio proprio di urbanistica completamente fallimentare all'interno della città. La notizia, la novità, quindi l'aggiornamento, è che il 1 settembre prossimo ci sarà un'asta pubblica in cui si cercherà di vendere questo complesso, che è nelle condizioni che abbiamo a suo tempo documentato. Doveva essere il fiore all'occhiello dell'urbanistica di Colle Valdelsa con l'archi star Jean Nouvel, e invece è arrivato a essere praticamente una grande palude con tutti gli annessi e i connessi. Questo per quanto riguarda la Fabbrichina. Poi abbiamo cronaca giudiziaria con proprio domattina alle ore 11, mercoledì 10 di maggio, quindi al Palazzo di Giustizia riprende il processo che noi sul blog abbiamo definito lo strano processo, quello che vede come imputati il giornalista del Fatto Quotidiano Davide Vecchi e la vedova di Davide Rossi, Antonella Tognazzi. E ne abbiamo già parlato a lungo, abbiamo letto dei passaggi, anche degli stralci di altre udienze, in particolare di quella in cui c'era come teste Fabrizio Viola. Domani, quindi alle ore 11, c'è una udienza importante, ci si avvia verso la conclusione del procedimento, e tra l'altro c'è anche una richiesta da parte della famiglia per un presidio, non una manifestazione come quella che ci fu l'anno scorso, inevitabilmente, visto che siamo anche di mercoledì mattina, quindi feriale, però ecco, una mobilitazione per ricordare sempre la figura di Davide Rossi e chiedere giustizia. E questo appunto domattina al Palazzo di Giustizia di Siena. Infine, a livello politico, dobbiamo segnalare proprio notizia di domenica scorsa, piuttosto fresca, l'esclusione clamorosa, dobbiamo dire, di Stefano Scaramelli dall'Assemblea Nazionale del PD. Proprio il più renziano fra i renziani, il turbo renziano, come lui stesso si definisce, anche se il blog Stanzino Digitale l'ha acutamente definito tempo fa il furbo renziano, ma dicevo, Stefano Scaramelli, consigliere regionale, ex sindaco di Chiusi, è stato escluso appunto dall'Assemblea Nazionale del PD. Al suo posto sostanzialmente
la deputata Susanna Cenni, che però era parte importante della mozione Orlando, quindi della mozione nettamente sconfitta alle primarie del 30 aprile. E noi abbiamo preparato una piccola e divertente, speriamo, clip proprio su questa piuttosto clamorosa esclusione di Stefano Scaramelli dall'Assemblea Nazionale del PD. Buongiorno a tutti, grazie, grazie di questa accoglienza. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone. E vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Ecco, dopo questa breve e speriamo divertente clip, non ci resta altro da fare che salutarvi e darvi l'appuntamento per martedì prossimo alla 33esima puntata. Buonasera a tutti.